Ciao amici, benvenuti in questo nuovo unboxing. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo unboxing. Unboxing abbastanza costoso, sudato, meditato nel tempo. Ho deciso di passare a full frame. Ho deciso di fare un cambiamento drastico, completamente l'opposto di quello che ho usato fino adesso. Come sapete, per chi mi segue da un po', io uso la GH5, la famosissima GH5 uscita nel 2017, che ha fatto la svolta proprio dei videomaker. Tutti se la sono comprata, una macchina eccezionale, e tra l'altro è quella che sto usando adesso. Cioè, voi mi state vedendo, io sto usando la GH5. Ancora una bomba di macchina, specialmente per quando ho comprato l'obiettivo 714 Olympus, è stata la svolta. Però ho detto, è una macchina che io uso da 4 anni, voglio cambiare, voglio aggiornarmi, e tra l'altro voglio aggiornarmi facendo il contrario di quello che fanno gli altri. Cioè, nel senso, mentre tutti oggi tra i più famosi youtuber usano il telefono, io trovo terribile usare il telefono per fare video. A parte che si vede che viene usato il telefono, fa schifo, la qualità dov'è? C'è stato un decadimento di YouTube e degli youtuber in modo assurdo. Io faccio l'opposto. Investo su una nuova fotocamera, costosa, full frame, quella che dico io. Pesante, perché da portarsi dietro è pesante, però chi se ne frega. Ho comprato due fotocamere, però alla fine nel video in realtà ne terrò ovviamente soltanto una. Ho comprato intanto la S5 Panasonic Lumix, la prima S5, la prima versione ovviamente full frame. E ho comprato anche l'S5 versione 2, la Mark 2, diciamo quella nuova, l'ultimo modello 2023. A differenza dalla prima versione dell'S5, che è quella del 2020. Come vi dicevo, alla fine del video ne terrò soltanto una, però voglio capire, voglio provarle, perché una costa 1500 euro, mentre l'altra ne costa 2500, quindi la differenza di prezzo è anche tanta. Se io riesco a fare dei bei video anche con quella che costa meno, ben venga. Ora ci spostiamo di là e procediamo all'unboxing. Prima di farvi vedere cosa ho comprato, vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Mi hanno regalato uno zaino fotografico. Uno piccolo zaino fotografico della Tamrac. Onestamente non l'avevo mai sentito questa azienda, però mi pare bello, cioè mi pare di qualità. Ovviamente è uno zaino microscopico, lo userò, non lo so, sono onesto, non lo so se lo userò, però ce l'ho. Ed è fotografico perché c'è sopra lo scomparto per la fotocamera, e poi un piccolo vano per mettere il computer e le altre cose. Ce l'ho, una cosa in più che ho, quindi grazie per questo dono. Ora direi, iniziamo con la versione 1 della S5, sono molto curioso. Batteria, manuali che, come sapete, non uso. Qua abbiamo l'obiettivo kit, è un 20-60. L'obiettivo kit non è, diciamo, proprio il massimissimo, eh. Io sono un po' contrario agli obiettivi kit, però considerato che comunque è una full frame, va bene, cioè nel senso, ok. Questo è l'obiettivo kit con il paraluce, che spesso non danno con gli obiettivi kit, ma in questo caso ce l'hanno dato. Ovviamente super plastica, è super plastica anche questo, però vabbè, ci sta, è un obiettivo kit. Ovviamente all'interno della scatola abbiamo il corpo macchina, carica, batterie, spine, vabbè, solite cose che non usciamo. Questo qua è il corpo macchina della S5, è molto bello, è molto bello, della Mark 1 ovviamente, è molto bello, e c'ha però i ganci per la cinghia antipatici, quelli che fanno rumore, non mi piacciono. Sono molto contento e non ci credo di avere in mano una fotocamera che, devo dire, ho sempre voluto comprare. Questa la montiamo al volo, così, sensore enorme, e mettiamo l'obiettivo kit. L'obiettivo kit, così. Ok, obiettivo messo, e mettiamo anche la batteria, che sono diverse da quelle della GH5. Mark 1 pronta. Adesso apriamo la serie 2, che è la novità del 2023. Questa, a differenza di questa, è vero che questa è costata di più, 2004 contro 1005, ma questa ha una garanzia FOA di 4 anni. FOA? Di 4 anni. Che non è poco. E questa, anche se è costata 2004 esattamente, ha un cashback di 200 euro che ti dà Panasonic. Questa no. Quindi questa, alla fine dei conti, l'hai pagata 2,2. Ed è un ultimo modello, modello nuovo, eccetera. Dentro le stesse cose di prima, manualetti di istruzioni che non ce ne facciamo niente. E la scatola è diversa, assolutamente diversa, non è come quella. Questa è più lunga, è più stretta, ed è scatola, cioè cartone, quindi non cambia niente. Però mi sembra diversa, nel senso, ovviamente hanno voluto fare una differenza anche sulla scatola. Dentro abbiamo le stesse identiche cose, probabilmente, tranne il corpo macchina. Questo sarà, penso, l'obiettivo sempre kit, tale e quale a quello lì, non cambia proprio niente, credo. Sì, è lui, sì,
è uguale. Ovviamente comprerò degli obiettivi di qualità più avanti. La cinghia, carica batterie, la batteria. Vabbè, non ci interessa, andiamo al succo della storia. Il succo della storia è qua, e questo è il vero cambiamento. Questa è la Mark II. Che bello. Sono molto contento di maneggiare 4.000 euro di roba così, come se fossero caramelline. Facciamo così, montiamo l'obiettivo anche qua e anche qua mettiamo la batteria. Non mischiamo le cose, perché poi una delle due la dovrò restituire, quindi una delle due la darò indietro. Mark 1 e Mark 2, differenze principali. Esteticamente sembrano molto uguali, ma non lo sono in realtà, perché il grip della Mark 2, questo, è più grande di questo. Già onestamente si vede subito, me ne sono accorto praticamente subito, ed è più grande anche questo, guardate. Non so se si vede bene, probabilmente no. Comunque la Mark 2 è un po' più grande e secondo me si impugna forse meglio, credo, Oddio, la differenza non è estrema. Si sente che quella si impugna un po' meglio. Non vorrei che è soltanto una convinzione che ho perché quello è il modello 2 e questo è il modello 1. Boh, probabilmente è così. Il modello 1 mi piace. Devo dire che mi piace e costa 1.500 euro. C'ha questi fronzoli brutti che invece la S2 non ha. La S2 c'ha quelli fissi. Non fanno rumore. Questi ci attacchi la cinghia, non fanno rumore. Perché ovviamente nessuno registra direttamente col microfono interno della fotocamera. Però se metto il microfono qui, nella slitta, e ci sono i fronzoli, l'audio fa schifo. Invece l'audio deve essere meno disturbato possibile. Per quanto riguarda lo schermo, mi sembra uguale. Comunque accendiamo, dai. Linguaggio, no, non ce ne frega niente. Dai, facciamo il sito italiano, dai. Questo facciamo al volo. Sì, vabbè. Mi piace questo orario. Chiaramente dallo schermo non noto differenze. Cioè, nel senso, devo provarla per capire. Mannaggia, perché ho fatto questo acquisto? Non potevo risparmiare i soldi e starmi fermo e fare tutto con la GH5 come sempre. L'obiettivo kit è quello che mi turba, devo dire la verità. L'obiettivo kit mi turba un po'. Perché? Cioè, come avere i cerchi di ferro probabilmente su una Lamborghini. Esempio stupido. L'obiettivo kit, secondo me, per quanto possa essere buono, sarà un po' limitante. Altre differenze che ho visto sono qui dentro. Perché qui dentro la serie 1 ha la mini HDMI. Cioè la serie 1 è rimasta alla mini HDMI, che comunque vabbè, va benissimo, però il cavetto del mini HDMI si rompe facilmente. Mentre la serie 2 è rimasta come la GH5 o la GH6 con la HDMI grande, e questa è palesemente meglio da questo punto di vista sull'HDMI. Altre differenze ovviamente le vedi utilizzandola, però c'è una differenza fondamentale anche rispetto alla GH5, soprattutto rispetto alla GH5. La S5 Mark 1 ha la stessa tecnologia di messa a fuoco della versione GH5 che ho, che è quella che mi sta registrando adesso. Spesso per mettere a fuoco ci vuole Gesù Cristo, spesso non azzecca, spesso non mette a fuoco le banane piuttosto che me. Messa a fuoco Panasonic obiettivamente ha sempre fatto cagare, perché è una messa a fuoco a contrario. Questa nuova invece, la Mark 2, che comunque non è detto che io mi terrò questa, perché veramente troppi soldi, ha un tipo di messa a fuoco ibrida. Ed è tra l'altro la prima macchina della Panasonic. Ecco, ora sono a fuoco? Per esempio ora non sono a fuoco, visto? Lo so. Ora sono a fuoco. Ed è la prima macchina Panasonic ad avere questo tipo di tecnologia, finalmente. Voglio farvi vedere ora la differenza che c'è con la Panasonic, anche a livello di corpo macchina. Vabbè, l'audio adesso è diverso perché sto registrando addirittura dal telefono. Cioè, ho davanti tipo 10.000 euro di fotocamera e sto registrando dal telefono. Vabbè, dettagli. Questa è la GH5 ed è la mia prima macchina in assoluto. Questa macchina ha fatto assolutamente la storia. È una macchina che amo, non venderò, ed è una macchina a cui sono molto affezionato, insomma, perché se io penso ai viaggi che ho fatto con questa macchina e me la sono portata praticamente ovunque, ho girato tipo tutta Europa, sono stato a New York, sono stato in Giordania, prima andrò in un altro posto molto importante, grazie a lei io ho dei ricordi di quei viaggi e dei video che comunque ho fatto in generale su YouTube molto molto di qualità. Quanto riguarda l'obiettivo, sapete, questo è il famoso 7-14 ultra grandangolare che mi ha veramente svoltato la vita, specialmente nei viaggi. Differenze di corpo onestamente non ce ne sono tante, cioè non è tantissima differenza. E considerate che io qua ho un corpo macchina diciamo uguale a questo della GH5 che ho una micro 4/3, qua invece c'ho un sensore full frame, cioè è una svolta. Io comunque avrò lo stesso peso dietro, forse più che altro per le lenti no, le lenti sono più ingombranti, però il peso alla fine del corpo macchina è quello, ma è una full frame, mi permette di spingermi di più. Quindi sono molto contento di questo acquisto, però non so se tengo questa o questa, devo capire le reali differenze, devo capire se questa, che comunque è meglio, effettivamente
mi serve avere questa che è meglio di questa, perché io, come sapete, non ci lavoro, io faccio i video per YouTube, io ho un altro lavoro. Però adesso direi, siccome devo andare in Puglia, direi ci vediamo direttamente con un bel panzerotto in mano. Pieno, pieno di mozzarella. È perfetto. E tra l'altro c'è un casino di gente. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ho preso le focacce, ne ho presa una classica, l'altra tipo con la stracciatella, ben buona, non lo so che cosa ho preso, non so dove sedermi, in realtà probabilmente mi siedo per terra. Alla fine ho fatto una scelta, perché avete visto, me la sono portata in giro, ho fatto delle foto, ho fatto delle prove, la macchina si è comportata molto bene, devo dire che alla fine ho scelto lei, ho scelto la versione 2, seppur parecchio più costosa, perché 700 euro in più alla fine col cashback, vabbè, ve lo spiegavo prima, però 700 euro in più sono tanti soldi. Però onestamente ho preso questa perché questa sicuramente mi garantirà di fare dei bei contenuti per diversi anni. Ovviamente potevo scegliere di continuare a fare video con la GH5, tutto sommato continuerò a fare video anche con la GH5, perché la GH5 come doppia inquadratura, come seconda macchina, macchina principale in alcune occasioni, continuerò sicuramente ad usarla. La S5 Mark II, il fatto che abbia un sensore full frame, secondo me mi darà tante tante soddisfazioni per, tra virgolette, 2200 euro. Cioè tu con 2200 euro ti porti a casa una bella macchina. Poi a me piace la pasta Panasonic, mi piacciono i colori Panasonic, mi trovo molto bene con Panasonic per quanto riguarda i materiali, il grip, l'affidabilità. Mi piace Panasonic, non tutti per forza dobbiamo avere Canon, Sony o come si chiama l'altro? Nikon, esiste anche Nikon. Nikon esiste tra noi. Quindi sono contento, insomma, di questo bello acquisto. E ci vediamo noi al prossimo video. Basta, iscrivetevi, lasciate un mi piace se vi va. Iscrivetevi se ho sbagliato, se ho fatto bene, se voi con questi soldi avreste preso altro, se avreste proprio evitato di spendere questi soldi e vi sareste tenuti la GH5 nel mio caso. Iscrivetevi, mi fa piacere sentire il vostro pensiero, la vostra, ecco. Ci vediamo al prossimo video. Da me, dalla GH5 che ha fatto la storia. Amo questa fotocamera, ma guardate che bella, cioè, ma guardate che bella. Da lei è dalla S2 Mark X Big Lumix White. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.